Con i 70 anni della fondazione dell'Abart abbiamo voluto proprio parlare dell'opera umana tecnica di Carlo Abart, la 500 Abart che fece il record con una settimana di giri in pista, quindi guadagnando il record di velocità e durata, e in più l'opera di Carlo Abart distribuita sui vari marchi, a iniziare dalla 750 competizione di Alfa Romeo, che porta anche sul fianco sinistro uno dei suoi scarichi, che fu anche uno degli elementi di grande successo di prodotto e di marketing di Abart, ovvero le marmitte. Per poi appunto arrivare alla Lanciarelli, un'opera moderna, la 037, ma in versione stradale, e poi invece nel podio, lo chiamo così, la nostra area officina, la 1000 monoposto, anche qui una vettura da record su cui lui stesso pilotò, dimagrendo addirittura di 30 kg per potersi infilare nel cockpit. FCA Heritage sta continuando con successo questa attività di servizio verso gli appassionati. Abbiamo diversi clienti che ormai si affidano alle nostre mani esperte per i restauri delle loro vetture, sia nella parte di meccanica che quella di carrozzeria e degli interni, e poi soprattutto un'attenzione particolare ai certificati di autenticità e alla nostra offerta commerciale, che in realtà è un modo anche qui per entrare nella cultura di modelli meno conosciuti.